Carissimo, avevo in serbo per voi un altro parlare, ma poco fa ho scritto degli appunti ed è alla luce di qualche nota stonata ho pensato di esprimere il mio pensiero in modo differente. Come avete visto, la mia realtà di oggi, da artista, è portare avanti in tutta la nostra bella Italia un solo messaggio che punta alla rinascita, e cioè che bene essere vincitore sul male nella sua eterna lotta. Ma non credete che le mie siano solo parole. Vi è chi difende il male, e anche nelle fila dove uno meno se lo aspetta, il suo artefice è pronto con i colpi di coda a contrastarmi. Voi mi direte: perché fai tutto questo? E allora vi dico che in tempi lontani alcuni componenti della mia antica famiglia giustiniani si sono sempre battuti con tutti i modi per contrastare il male, da santi a beati a vescovi della mia antica famiglia. E vi è stato anche qualcuno che lo ha cercato di fare con forza, con mezzi che oggi debelliamo come l'Inquisizione. I miei dipinti, le mie sculture in questo santuario, ma anche in quelle del santuario dell'Arcangelo Michele a Monte Sant'Angelo, sul Gargano, vanno tutti in questa direzione. Ma in fondo cosa vogliono dire? Lo leggete nella brochure che qualcuno ha tra le mani. Io non sono un prelato, quindi forse non ho il diritto di essere un pescatore di uomini, così come Gesù disse al pescatore Simon Pietro, ma cerco di aiutare nel mio piccolo Cristo. Ho letto più volte il libro dell'Apocalisse e l'ho commentato nel mio libro, forse indegnamente, solo per farlo conoscere a tutti. Dai teologi ritenuto un libro difficile, perché parla per simboli. Nell'Apocalisse è Dio che parla, e lo fa per mezzo di Giovanni, il leggente di Patmos. Tutta la storia del mondo è la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, ed è la rivelazione, che è quella che Gesù, a cui Dio diede il compito di rivelare il presente e ciò che in seguito accadrà. Sono realtà che l'uomo non può raggiungere, e l'Apocalisse di San Giovanni gli va incontro e le rivela. Sono un artista e in modo onirico i miei dipinti, le mie sculture, le mie scritture mi vengono suggerite e svelate, e io non sono altro che un umile esecutore. Nel grande dipinto che noi abbiamo davanti in questa bellissima cappella vediamo il Dio pantocratore, ha di dietro il segno della Trinità, per rappresentare che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una sola entità. Ma qualcuno mi ha chiesto: ma il Figlio dov'è? In questa tela dovrebbe esserci, ma non lo vediamo. Ed invece lui è presente, è al centro della tela, e nel ventre gonfio della Madonna, che si mostra china perché supporta il peso dei mali del mondo. Vedete che c'è una sfera terrestre che io penso, che nel dipinto vedo che si squarci per inondare noi uomini. E sappiamo che nel libro dell'Apocalisse le acque sono presenti in mano, e quindi se queste forze del male avessero letto il 12° capitolo dell'Apocalisse,
drago era lì davanti, pronto a divorare, ma così non fu. Il libro dell'Apocalisse parla per sé, ed anche il dipinto mostra la stessa simbologia. L'attore principale di questa scena è la Madre Celeste. La Madre Celeste raccoglie quelle preghiere dei nostri santi, vicini e lontani, e le indirizza al Signore che le accoglie tutte con la per la nostra salvezza. Quindi la Madre Celeste è la nostra protezione. Nel dipinto è il suo manto che contiene queste acque, dove, come riportato dallo stesso Giovanni, nasce un mare, come ho detto, e lei se ne fa scudo per la nostra salvezza. Guardando le opere di questa cappella, voi farete un viaggio dove la luce e il buio si alternano nell'eterna lotta tra il bene e il male, ma il bene vince, perché ha vinto, e il buono sarà sempre vincitore sul malvagio. Questo è il messaggio che nell'ultima parte del Nuovo Testamento, che è stata scritta per volontà di Dio, che ripete, ha lo scopo di rivelare, o meglio di svelare, a noi ciò che avverrà un tempo da venire, ma come lui avverte ormai vicino, con la sua venuta e resurrezione, e risulta essere quello presente. In conclusione passo subito la parola alla moderatrice. Io mi prefiggo, così come riportato anche nello stesso libro del San Giovanni, quando nel secondo capitolo egli si rivolge alle sette chiese, e cioè Pergamo, Efeso, Filadelfia, eccetera. E ad una di esse, Laodicea, il Signore si rivolge con disprezzo, perché Giovanni dice che i suoi abitanti erano timidi, cioè non erano né caldi né freddi, ed è questo che il Signore non ama. L'Apocalisse, che significa, come detto e ridetto, il disvelarsi, invita tutti a redimersi in tempo, perché il Signore è alle porte. Spero che le mie opere di artista contribuiscono a far divenire caldo qualche tiepido, e allora avrò raggiunto il mio scopo. Le opere d'arte che vediamo nelle chiese non hanno lo scopo di distrarre l'orante dalla sua preghiera, bensì quella di indirizzarlo e di aiutarlo a redimersi. Le forze del male esistono davvero, ed ecco che le mie opere, che perseguono la vittoria del bene, possono essere contrastate. Esse mettono in moto perversi meccanismi, entrando in persone insospettabili che si lasciano usare finché non si ravvedono. Questi dipinti hanno avuto ampia visibilità in tutta Italia, dalla stessa Salerno a Genova nella sua concattedrale, e poi a Venezia alla Biennale, e ora sono qui. Ora fanno parte del patrimonio di questo santuario, il santuario dei santi medici Cosma e Damiano. E io vi esorto, da artista e da medico, ad amarle. Esse vanno protette. Amatele e abbiatene cura. Grazie.